Subiano, sua figlia, sta a Caporona passerete il Natale separati da un ponte. Separati da un ponte, esatto separati da un ponte, ci si parlerà da, dal ponte. Due comuni di fatto gemelli separati da un ponte che questo Natale inevitabilmente dividerà anche le famiglie. E questa è la paradossale situazione di Subiano e Capolona. Ci troviamo infatti sul ponte sull'Arno. Da questo lato siamo ancora nel comune di Capolona ma percorrendo solamente alcuni metri abbiamo già sconfinato nella comune di Subiano. È veramente paradossale e non ha nessun senso perché il comune di Subiano e Capolona specialmente sono sempre stati uniti da sempre fisicamente, quindi cosa li separa? Un ponte che ha visto la storia di tutti e due i paesi? L'ideale linea di separazione tra i due paesi rimase divisi dopo il referendum sull'unificazione nel quale Vincenno si trova infatti esattamente a metà del ponte sull'Arno. La popolazione è una sola popolazione che ha servizi nell'uno e nell'altro comune. E per, dalle scuole, la Casa della Salute, alle stazioni ferroviarie, insomma, eh, per la persona che viene da fuori è molto difficile capire dove comincia un comune e dove finisce l'altro. Così come per, le nostre, per i nostri cittadini, dei nostri, nostri due comuni, diventa assolutamente naturale da un posto all'altro. Il paradosso è che purtroppo eh, per Natale e per Santo Stefano, durante le feste, persone che tutti i giorni sono insieme per lavoro, per scuola, per servizi, eccetera eccetera, in quei due giorni non lo possono stare. Un confine sino ad oggi. Di... Invisibile, ma che con i divieti della pandemia diventa invalicabile. E così sarà anche nel giorno di Natale, il 26 dicembre, e per Capodanno, giorni nei quali non sarà possibile attraversare l'Arno per andare a far visita ai familiari. Una volta non c'erano questi distaccamenti così forti come li sentiamo ora, ora invece si sentono sempre di più. Appunto, sarebbe meglio li unissero questi due comuni.